legalità e giustizia non sono affatto sinonimi. Sono due cose molto diverse che in un mondo perfetto dovrebbero coincidere, nel mondo in cui viviamo non sempre coincidono. I giuristi partono da un brocardo, ubi societa sibi ius, dove c'è una società, c'è del diritto. Voi in questo momento state seduti ad ascoltare, state zitti, io parlo, poi magari qualcuno di voi farà domande, io starò ad ascoltare, non c'è un codice che lo stabilisce, ma se non facessimo così non si potrebbe fare l'incontro. Così come se non fossimo venuti tutti nello stesso posto, allo stesso giorno, alla stessa ora, non ci saremmo incontrati. Sono regole minime, ma nessuno si ricorda mai che sono regole, sia pure consuetudinarie. E però da lì a dire che queste regole sono sempre giuste, ce ne corre. Anche le bande criminali hanno delle regole, però non sono normalmente regole giuste o comunque non sono condivise. C'è un aneddoto riferito da Cicerone e poi ripreso da Sant'Agostino, che ne fa un commento molto interessante, che è quello di Alessandro Magno e il pirata. La flotta macedone catturò un pirata e lo portò davanti al re perché lo giudicasse. All'epoca non c'era la separazione dei poteri, quindi il re faceva tutto lui. Oggi non è più così, magari qualcuno rimpiange che non sia più così, però... E c'era anche quella che oggi viene chiamata la certezza della pena. Quindi il pirata se la vedeva male. Allora si permise di essere impertinente. E quando Alessandro Magno gli disse: con che diritto infesti i mari? Questo gli rispose: con lo stesso tuo. Solo che io lo faccio con una nave e sono chiamato pirata, tu lo fai con una flotta e sei chiamato re. Sant'Agostino commenta nel seguente modo: bandita la giustizia, cioè tolta la giustizia. Che cosa sono i grandi imperi se non bande di briganti che hanno avuto successo? E che cosa sono le bande di briganti se non imperi in embrione? Però attenzione, bandita la giustizia. Allora il problema è cercare di non bandire la giustizia. Se preferite un esempio attuale, la differenza fra la Repubblica e Cosa Nostra non è dato dal numero delle navi o, se preferite, di uomini in armi, anche se la Repubblica ne ha di più. Dipende dal fatto che le regole della Repubblica sono giuste e quelle di Cosa Nostra no. Adesso voi penserete: certo, tu fai il giudice della Repubblica, ci mancherebbe che dicessi che sono giuste le regole di Cosa Nostra e non quelle della Repubblica. E no, ma lo dico perché noi abbiamo un sistema abbastanza complicato, anche questo adesso viene rimesso in discussione, che si chiama Costituzione rigida. Cioè le leggi ordinarie non possono modificare la Costituzione. Se le leggi ordinarie sono in contrasto con la Costituzione, vengono dichiarate incostituzionali. Di recente il Presidente del Consiglio ha detto che insomma non si può governare in questo Paese perché la Corte Costituzionale gli dichiara incostituzionali le leggi. Basterebbe che fossero conformi alla Costituzione, non gliele dichiarerebbe incostituzionali. Ora, l'articolo più importante della Costituzione della Repubblica, che è davvero molto importante, anche chissà perché nessuno ne parla mai, parlano di altri articoli ma di questo non parlano mai, è l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Badate bene, è una norma che non istituisce i diritti, perché se uno li istituisce potrebbe anche revocarli. Li riconosce e garantisce, quindi li riconosce come se preesistenti. E quindi è una limitazione di sovranità. Cioè vuol dire che nessun atto della Repubblica, nessuna legge, nessun atto amministrativo, nessuna sentenza può violare i diritti umani. Perché se lo fa, quell'atto o la norma che lo ha determinato si pone in contrasto con la Costituzione e quindi verrà dichiarato incostituzionale. Vedete, si può anche dire, vabbè, però è retorica, perché se poi non siamo d'accordo su quali sono i diritti umani, allora non va più bene. C'è nel Giorno della Civetta un bellissimo dialogo tra il capitano Bellodi dei Carabinieri e il boss mafioso, in cui Sciascia fa dire questa cosa al boss mafioso, che parla col capitano dei Carabinieri. Dice: lei mi chiede se è giusto uccidere un uomo. Le rispondo che intanto bisogna vedere se è un uomo. E introduce la famosa distinzione tra gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i ruffiani e i quacquaraquà. Dice: quacquaraquà sono come le papere, anche se gli spari, insomma. E se non siamo già d'accordo su che cos'è un uomo, figuratevi quando si tratta di parlare dei diritti. Però abbiamo una fortuna. Viviamo in un'epoca in cui i diritti umani sono codificati. E non sono codificati da un singolo Stato, che potrebbe sempre cambiare questo codice, ma dalla comunità internazionale. C'è il protocollo delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici
E per quanto riguarda la nostra area geografica in particolare, il Consiglio d'Europa, c'è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha istituito una corte a Strasburgo che condanna gli Stati che violano i diritti dell'uomo. Questo ha una ulteriore conseguenza. Oltre a condannare la Corte di Strasburgo, uno Stato al risarcimento dei danni ed eventualmente a modificare le sue leggi, l'Italia è stata condannata più volte, poi dirò magari perché, la pronuncia di una sentenza di condanna dalla Corte di Strasburgo ha un effetto importantissimo nel nostro ordinamento, perché la Corte Costituzionale ha detto che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo va interpretata nel modo in cui l'ha interpretata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E siccome c'è una norma della Costituzione, l'articolo 117, che dice che le leggi non possono contrastare col diritto comunitario e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, ne segue che quando la Corte di Strasburgo dice che una legge è in contrasto con la Convenzione, questa legge diventa perciò stesso incostituzionale e la Corte Costituzionale la cancella. Quindi dovremmo essere relativamente tranquilli sul fatto che questa norma garantisce che non ci siano violazioni dei diritti umani o perlomeno che non ci siano troppo a lungo. Le cose non sempre vanno così, purtroppo. C'è stata una tristissima vicenda che disonora questo Paese. Non so se ne avete sentito parlare perché i mezzi di informazione ne hanno parlato poco e male, non l'hanno spiegata molto bene, che è la vicenda di Abu Omar. Abu Omar aveva chiesto e aveva ottenuto asilo politico. Oggi molti dicono ma era un terrorista. Beh, si poteva non dargli l'asilo politico se era un terrorista, no? Veniva espulso e basta. Però una volta che glielo si dà, non si può permettere che venga sequestrato e portato in un altro paese per essere torturato, perché questo è precisamente contrario ai diritti umani. E infatti questi che hanno fatto questa cosa sono finiti sotto processo per sequestro di persona. In primo grado in parte sono stati condannati, sorprendentemente gli agenti stranieri sono stati condannati, quelli italiani no, perché due governi, prima il governo Prodi, poi il governo Berlusconi, che hanno sempre detto che non ne sapevano niente, hanno posto il segreto di Stato. E badate, l'hanno posto dopo che queste notizie erano già a conoscenza delle autorità giudiziarie, quindi quando non erano più segrete. E quindi non sono stati utilizzabili gli atti processuali che c'erano prima, che provavano la responsabilità di questi. Con numeri, tra l'altro, devo dire, più da cabaret che da processo penale, un maresciallo dei carabinieri che aveva contribuito a questa vicenda, fermando Abu Omar per strada, chiedendogli i documenti, e poi è stato preso e caricato su un furgone, ha patteggiato la pena, e quando è stato interrogato, pur ammettendo di aver fatto questa cosa, ha detto ho agito a titolo personale. Cioè, io questa cosa, cioè, sono fermo per stare uno a titolo personale, poi lo prendono, lo portano in Egitto. Cos'è davvero da cabaret? E purtroppo è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte Costituzionale ha ritenuto comunque, in base a un principio che per carità ha una sua dignità, salus rei publice suprema lex, che il segreto di Stato potesse essere opposto. Io ho serie perplessità in base all'articolo 2 della Costituzione che il segreto di Stato possa essere utilizzato per coprire una violazione dei diritti umani, perché altrimenti l'articolo 2 che ci sta a fare? Questa è la questione. Riconosce e garantisce, non copre col segreto di Stato la loro violazione, è un'altra cosa. E poi, che razza di segreto di Stato è se il massimo esponente della tutela del segreto, cioè il Presidente del Consiglio, ha detto pubblicamente io non ne sapevo niente, e se non ne sapevi te l'ha fatta in nascosto, non è che stai tutelando un segreto di Stato. Eppure è stato ritenuto che effettivamente questo segreto potesse essere apposto ed operare e che l'autorità giudiziaria non potesse utilizzare gli atti su cui era caduto il segreto. Bisognerà vedere come finisce, perché quando il processo sarà finito io immagino che Abu Omar ricorrerà alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E allora voglio vedere cosa dirà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo della posizione del segreto da parte del governo italiano su una vicenda di questo genere. Ed era il punto finale di una lunga storia di comportamenti politici che, oltre a essere inopportuni appunto alla luce dell'articolo 2 della Costituzione,
erano dissennati dal punto di vista della logica. Dunque, questi agenti della Central Intelligence Agency, la cosiddetta CIA, erano stati colpiti da provvedimento restrittivo, da ordinanza di custodia cautelare, come si chiama tecnicamente. Ovviamente erano riparati negli Stati Uniti. Il ministro della giustizia si è rifiutato di chiedere l'estradizione. Allora, guardate, la questione, è chiaro che gli Stati Uniti non li avrebbero mai estradati, però è singolare che il ministro italiano si rifiuti di chiedere, almeno chiedigliela, poi ti diranno no, pazienza, tu hai fatto quello che dovevi fare. Ma questo rifiuto ha creato una situazione paradossale in cui questi poveretti vivono malissimo, i catturandi. Perché? Perché l'Italia fa parte dell'area Schengen. Sono state abolite le frontiere, lo sapete, non ci vogliono più i documenti per andare in Austria o per andare in Slovenia o per andare in Francia. La conseguenza dell'abolizione delle frontiere è un sistema di ricerca automatica. Quando uno è ricercato in un paese, è ricercato anche in tutti gli altri paesi dell'area Schengen. Per l'ovvia ragione che se non ci sono più le frontiere, altrimenti uno come fa a cercarsi i suoi. Poi ognuno degli stati che appartiene a Schengen ha dei trattati con altri stati, per cui chi è ricercato in un paese è automaticamente ricercato nel paese con cui è stato stipulato il trattato. Siccome gli stati al mondo sono circa 190 e i trattati bilaterali sono, fate 190 per 190, pensate quanti possono essere i trattati, nessuno sa davvero in quanti stati ci possono essere questi trattati bilaterali, che magari poi sono a scacchiera, uno è con un altro, quell'altro a sua volta è con un paese dell'area Schengen, e quindi questi non possono più comunque uscire dagli Stati Uniti, perché non sanno dove vanno se vengono arrestati e portati in Italia, nonostante il fatto che il ministro non abbia chiesto la estradizione. Quindi questo dà l'idea della cattiva qualità dei governanti, al di là dei fini ignobili che perseguono, sono anche incapaci di perseguirli seriamente, perché se avesse chiesto l'estradizione gli avessero detto no, almeno quelli erano tranquilli, c'era l'estradizione rigettata. Tuttavia, nonostante alcune cadute come questa, in linea di principio il nostro paese rispetta o cerca di rispettare i diritti umani, non li rispetta su alcune cose, credo che magari ne parleremo in prosieguo, ho detto che avrei fatto un cenno del perché l'Italia viene condannata. L'Italia viene condannata sostanzialmente per due motivi: la durata dei procedimenti, ma questo è un discorso che credo faremo dopo, e il giudizio in contumacia, che è una specialità nostra. Ve ne faccio un anticipo, non nel senso che altri paesi non abbiano un giudizio in contumacia, ma non ce l'hanno disciplinato come il nostro, che è piuttosto irragionevole. Io una volta sono stato invitato all'Università Complutense di Madrid per un dibattito sul rispetto dei diritti umani nei vari processi degli stati membri dell'Unione Europea. Ero l'unico italiano, appena mi siedo se la pigliano tutti con me, mi dicono l'Italia è un paese barbaro e incivile. Dico, perché? Cosa abbiamo fatto? Dice, perché avete il processo in contumacia? Ho detto, sì, è vero, abbiamo un processo in contumacia. Dico, che cosa ha di così brutto il processo in contumacia da farci definire paese barbaro e incivile? E risposta, ha che non si può processare uno che non sa che viene processato e che non si può difendere. Ho detto, no, un momento. In Italia la contumacia copre due aree molto diverse. Copre l'area di chi non sa che c'è il processo, e avete ragione, è una vergogna, i processi agli irreperibili che facciamo sono decenni che chiediamo al Parlamento di abolire i processi agli irreperibili, non c'è verso, il Parlamento ci obbliga a farli, paghiamo con denaro dei contribuenti gli avvocati che li difendono, dopodiché veniamo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver fatto i processi agli irreperibili, una roba priva di senso. E però c'è anche l'area di chi sa perfettamente che c'è il processo e non ci vuole andare. In Italia è riconosciuto il diritto all'imputato di non partecipare al processo. Ho raccontato una vicenda che mi era capitata quando ero un giovane sostituto procuratore. C'era un avvocato i cui clienti io non avevo mai avuto il piacere di vedere in udienza. Li avevo interrogati prima nella fase istruttoria, come si chiamava allora, però nei dibattimenti non ci veniva mai. E allora un giorno gli ho detto, senta avvocato, statisticamente è impossibile che tutti i suoi non vengano. Evidentemente è lei che non li fa venire. E mi dice, certo che sono io che non li faccio venire. Lei li ha visti. Adesso si metta nei miei panni, se lei facesse il difensore, li farebbe vedere al giudice? No, perché se non li vede se li immagina meglio, se li vede gli dà di più. Allora, ho concluso dicendo, ecco, da voi se uno regolarmente citato non si presenta, come vi regolate?
Questi mi guardano un po' straniti e poi mi dicono: come sarebbe che non viene? Noi, se uno citato non si presenta, lo arrestiamo. Ho detto: capito, noi siamo un paese barbaro incivile. Perché? Perché noi riconosciamo dei diritti strani, come quello di non partecipare al processo, che lo riconosciamo solo noi, e in altri paesi invece ti prendono e ti buttano in galera se sei citato davanti a un giudice e non ti presenti, perché così impari a presentarti. È ovvio, non... Come vedete, il problema è piuttosto serio. Qualche volta l'Italia viene condannata perché riesce a inventare cose che agli stranieri sono del tutto incomprensibili, non perché siano reali violazioni dei diritti umani. Nel caso degli irreperibili sì, è una reale violazione dei diritti umani. Noi facciamo davvero processi che sono privi di senso comune, persone che non sono mai state identificate con le impronte, per esempio, abbiamo dei nomi su un pezzo di carta. Una volta, quando ero in corte d'appello, ho dovuto modificare una sentenza in cui, con una sequenza di stupidaggini da parte prima della polizia giudiziaria, nella specie polizia di frontiera, poi del pubblico ministero e poi del giudice di primo grado, erano riusciti a condannare la persona offesa invece dell'autore del reato. Perché uno viene fermato con un passaporto falso. Rilevano che questo passaporto è stato denunciato rubato dal proprietario, le cui generalità erano quelle riportate sul passaporto. Però denunciano questo qui col nome riportato sul passaporto e lo condannano. Certo che era lui la persona fisica processata, ma il problema è che non erano quelle le generalità. Per fortuna era un passaporto cinese, quello, ma non sarà mai venuto in Italia, perché altrimenti, se la sentenza passava in giudicato, quando quello passava la frontiera in Italia, scorrono al computer, sarete passati qualche volta la frontiera, arrivano a quel nome lì, vieni e ti portano in carcere. Poi spiega che non eri tu 8 anni prima che avevi il passaporto falso e cose di questo genere. Allora ho dovuto fare la sentenza dicendo: la condanna si deve intendere riferita alla persona foto segnalata nella scheda segnaletica numero e non alle generalità. Non lo prenderanno mai perché al computer digitano il cognome e il nome, non le impronte digitali, e quindi per adesso. Ma vi dà l'idea di come sia irragionevole fare processi a persone che non si sa esattamente chi sono. Tra l'altro, semmai identificali con le impronte, nel caso di specie era stato possibile, ma quando fanno delle robe, ve la racconto adesso, perché insomma, io mi imbestialivo quando ero in corte d'appello per il numero di processi senza senso che dovevo fare. Ogni tanto depenalizzano, cioè aboliscono dei reati. L'ultima volta, l'ultima grande depenalizzazione, hanno abolito la sfida duello tra gli altri reati. Adesso io faccio sto lavoro da 33 anni, un processo per sfida duello non l'ho mai visto, ma non ne ho neanche mai sentito parlare da chi aveva già 40 anni di carriera quando io ho cominciato. Quindi non hanno depenalizzato invece il delitto di cui è l'articolo 462 del codice penale, falsificazione o alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Sembra una roba orrenda detta così, eh? Sono quelli che cancellano con la gomma il biglietto della metropolitana e lo timbrano un'altra volta. Per un biglietto da un euro facciamo 3 gradi di giudizio, primo grado, appello e Cassazione, spendiamo circa 3.000 euro solo di onorari all'avvocato, perché, come immaginerete, non è un lord inglese che fa queste cose, è un disperato che di norma è anche irreperibile. Frequentemente, se non è irreperibile, è uno che non ha neanche gli occhi per piangere, quindi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In un caso o nell'altro l'avvocato glielo paga lo Stato, e siccome è pagato a piedi lista per gli atti che compie, li compie tutti. Anche perché il mercato degli avvocati è diventato difficoltoso, sono tanti, e quindi su questo ci campano. Allora, quando io ero in appello, mi trovavo tutti gli appelli su queste robe qui, in cui l'avvocato scriveva: ma chi è che ha detto che sto biglietto è stato cancellato? I controllori dell'azienda trasporti municipale, ma perché sono dei chimici, sono dei fisici controllori dell'azienda trasporti municipale? Facciamo una perizia per vedere se è vero che il biglietto è stato cancellato. Allora il giudice si trova nella scelta se buttare altri 1.500 euro dei contribuenti per fare la perizia, oppure scrivere 4-5 pagine per dire che non è necessario fare la perizia, che comunque porta via un paio d'ore. E siccome siamo sempre sommersi di cose da fare, mi trovo a pensare tra me e me: ma se potessimo fare che do io un euro di tasca mia all'ATM e la piantiamo lì? Però non si può fare per una serie di meccanismi, e quindi ecco. La maggior parte di queste sentenze rischiano di costare un sacco di soldi allo Stato italiano, perché quasi tutti quelli che vengono condannati in questo modo sono persone a cui le impronte non sono mai state prese, che hanno dato un nome che gli passava per la mente al controllore dell'ATM, il quale ha scritto che dichiara di chiamarsi così, così e così.
perché li facciamo questi processi? Noi li facciamo perché siamo obbligati, non perché ci divertiamo, ma da decenni diciamo al Parlamento, ma insomma, ma la volete finire di farci fare questi processi qui? Abbiamo centinaia di migliaia di processi seri su cui ci dovremmo concentrare, dobbiamo stare dietro a queste robe qui buttando risorse, buttando tempo, buttando energie e poi venendo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma vi pare che potete processare uno che non sa neanche che voi gli state facendo un processo? Hanno ragione loro a dirci questo. Però qui il discorso diventa complicato e forse è meglio che io mi fermi a questo punto e che lasci al dottor Carbonetto la cura di farmi altre domande.